Bentrovati cari amici, siamo oggi in compagnia di Mimmo Vita, noto presidente dell'UNAGA, al quale chiediamo che cos'è l'UNAGA? Beh, l'UNAGA è l'Unione Nazionale delle ARGA, cioè le Associazioni Regionali dei Giornalisti Agricoli e Agroalimentari Italiani. Non solo, ci interessiamo anche di ambiente, ci interessiamo anche di energie rinnovabili, cioè tutto ciò che in qualche maniera riguarda l'ambiente e l'agricoltura. L'UNAGA ha molti anni, ha più di 60 anni di storia, è un'associazione storica e noi soprattutto operiamo nel settore della formazione e siamo gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ecco, E qual è l'obiettivo di questa Arga? io ho accennato l'UNAGA, L'UNAGA, che scusi. adesso l'UNAGA, poi la chiamo, tra poco faremo il congresso e cambieremo un po' il nostro nome, lo chiameremo UNARGA, così è più facile capire che l'Unione Nazionale delle Arga, ecco, UNAGA era un po' complicato. Comunque il nostro sito è www.unaganews.org. Qual è l'obiettivo dell'UNAGA? È quello di, storicamente, non è che ce lo siamo inventati adesso, è quello di aiutare i giornalisti di settore, quindi settore agricolo e ambientale, a crescere nella loro formazione, a essere sempre più competenti, a essere sempre più bravi, soprattutto in questo periodo quando si parla, dove si parla di fake news, cioè di sostanzialmente notizie false. Ecco, noi abbiamo bisogno di dare notizie vere, soprattutto sull'ambiente e sull'agricoltura, molto importante in questo periodo. Ecco, un'ultima domanda, se ci puoi dire quali sono i programmi e quali sono i vostri risultati Allora, a i oggi. programmi, come abbiamo detto, è quello di lavorare sulla formazione, sulla preparazione, sull'autorevolezza dei giornalisti agricoli, agroalimentari e ambientali italiani. Per quanto riguarda i programmi sono attività di formazione. Voi sapete che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani ha tutta una serie di attività di formazione con dei crediti. Anche noi dobbiamo ovviamente cercare di avere un numero di crediti all'anno per poter continuare a essere professionisti di settore, e noi offriamo ai nostri iscritti e a tutti gli iscritti, ovviamente della Federazione Nazionale della Stampa e dell'Ordine dei Giornalisti Italiani, attività di formazione perché possano le persone essere autorevoli e capaci di scrivere di questo settore, cioè del settore agricolo, che è sempre più fondamentale. Ricordate che quello che mangiate e quello che poi soprattutto vedete in giro, il cosiddetto Made in Italy, il nostro vino, i nostri cibi così importanti, ovviamente hanno bisogno di avere anche un'attenzione, una promozione, una valorizzazione, e questo avviene attraverso la stampa specializzata. Bene, ringraziamo Mimmo e ringraziamo anche Efren che ci ha ospitati nel suo club Wigwam di Piove di Sacco. A presto, amici!